Anche in economia, finanza e investimenti, a volte, ci sono storie che vanno investigate. Io sono Detective Finance. Sentire parlare di una situazione come questa può instillare fobie anche nel più fervente credente dell'economia libera. Una storia oggi, la prima di questa serie, che ha portato la nazione che stava superando gli Stati Uniti d'America in tutto e per tutto a diventare solo un'ombra del proprio passato, un'ombra di se stessa. Un fantasma che avrebbe vagato per decenni inerme, lontano dai fasti di un tempo e relegato i suoi 126 milioni di abitanti a vivere fino ai primi anni del 2010 nel ricordo. Benvenuti su Detective Finance. Era il 1989, da pochi mesi, nel paese del sollevante si era conclusa la messa in onda della prima trasposizione del manga di Dragon Ball. E tutto stava per collassare. Gli inizi di questa storia hanno tutto meno che la tristezza. Infatti, prima di quel fatidico 1989, ci si riferiva al miracolo economico giapponese, un periodo che fa riferimento al periodo di crescita economica senza precedenti dal dopoguerra alla fine della Guerra Fredda. Durante il boom economico, il Giappone era diventato rapidamente la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti d'America. Nonostante i gravi danni subiti a causa del bombardamento nucleare di Hiroshima e di Nagasaki e degli altri raid aerei alleati sul Giappone, il paese era comunque riuscito a riprendersi dal trauma della Seconda Guerra Mondiale e a diventare, entro gli anni 60, la terza potenza economica mondiale per dimensioni, preceduta solo dagli Stati Uniti, come detto prima, e dall'Unione Sovietica. Questo miracolo economico è stato il risultato conseguito nel dopoguerra sia dal Giappone ma anche da altre nazioni come ad esempio la Germania Ovest che hanno beneficiato proprio della Guerra Fredda. Il governo americano infatti aveva riformato completamente la società giapponese durante la propria occupazione del Giappone apportando cambiamenti politici, economici e civici. Ciò era avvenuto principalmente grazie all'interventismo economico, appunto, del governo giapponese e in parte grazie anche all'assistenza economica e all'aiuto forniti dagli Stati Uniti a tutta l'Asia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, gli Stati Uniti avevano stabilito una significativa presenza in Giappone per rallentare l'espansione dell'influenza sovietica nel Pacifico. Questo perché gli Stati Uniti erano anche preoccupati per la crescita, anzi, per la non crescita dell'economia giapponese, poiché c'era il bisogno, il rischio, che una popolazione giapponese infelice e povera si rivolgesse al comunismo e, facendolo, assicurasse il controllo sovietico proprio sul Pacifico. Le caratteristiche distintive dell'economia giapponese durante gli anni del miracolo economico includevano diversi aspetti, come la cooperazione fra produttori, fornitori, distributori e banche in gruppi ben organizzati chiamati kiretsu. I potenti sindacati di categoria e lo shunto, il cosiddetto sciopero coordinato, buone relazioni con i funzionari governativi e la garanzia dell'impiego a vita nelle grandi aziende e nelle fabbriche operaie altamente sindicalizzate, il cosiddetto shushin koyo. E scusatemi per la pronuncia pessima del giapponese, ma io il giapponese non lo parlo. Ma allora, cosa diamine è successo? Cosa ha portato una nazione così evoluta sul baratro? La situazione a un certo punto era diventata così grave che la Banca del Giappone aveva compiuto sforzi estremi, estremissimi, per cercare di migliorarla. Acquistò addirittura una quota fino al 70% del debito pubblico e divenne persino il principale azionista di molte aziende giapponesi. La storia, come dicevamo, poggia le proprie basi proprio sulla versione orientale della Celtic Tiger irlandese, un paese in enorme crescita, veramente eccezionale, economica, dove tutto sembrava possibile, ma molto spesso sentirsi invincibili porta al baratro. Possiamo far partire il primo pilastro scricchiolante della cosiddetta crisi del Giappone alla crisi petrolifera degli anni 70 e in particolar modo all'anno 1979, quando la seconda crisi petrolifera fu principalmente causata dalla guerra fra Iran e Iraq e a sua volta preceduta dalla cosiddetta rivoluzione iraniana. In quel particolare anno tutte le economie sviluppate così come lo era il Giappone si trovarono costrette a rispondere a questo, abbassando i tassi di interesse. Ciò ha segnato l'inizio di una politica monetaria accomodante in Giappone e ha gettato le basi per una delle più grandi bolle finanziarie di tutti i tempi. Tuttavia, ciò non era immediatamente evidente. Dopotutto, quasi tutte le bolle finanziarie su vasta scala richiedono molto tempo per svilupparsi e possono iniziare, molto spesso, sotto forma di un sano e produttivo boom economico. Basta guardare quella dei mutui subprime americani.
Ed infatti l'economia giapponese nei primi anni 80 era caratterizzata da massicci investimenti nella ricerca e nell'innovazione, resi in parte disponibili da questi bassi tassi di interesse guidati dalla cosiddetta Window Guidance, un metodo molto innovativo e alternativo che la banca giapponese aveva per creare credito ai settori industriali, quelli strategici. Sconosciuto all'epoca questo metodo nell'Occidente. Il funzionamento era piuttosto semplice. La Banca del Giappone si rivolgeva semplicemente alle maggiori banche giapponesi e forniva loro delle quote ben definite, un ratio da poter investire. Questo significava che diceva loro di creare una certa quantità di credito per una certa industria, ad esempio quella siderurgica, un'altra quantità per un'altra industria, ad esempio quella automobilistica, e così via. E questo faceva presagire che il Giappone non potesse essere fermato, che fosse invincibile. Ma come sempre, quando si mettono i bastoni fra le ruote agli Stati Uniti d'America, le cose finiscono sempre male e mai felicemente. Guarda ora quello che sta succedendo con la cosiddetta guerra commerciale con la Cina. Ma aspetta un momento, cosa c'entra tutto questo con la storia del Giappone? Anzi, il Giappone era stato fomentato nella sua economia dagli Stati Uniti d'America. Beh, vedete, gli Stati Uniti d'America temevano che il Giappone li stesse superando per diventare la principale e primaria potenza economica globale e in particolare temevano la distruzione dell'industria automobilistica americana e i lavoratori americani si riversarono in massa in protesta verso l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan, che alla fine cedette e promise di fare qualcosa riguardo al deficit commerciale con il Giappone e mantenne le sue promesse. Infatti nel 1981 limitò il numero di automobili che potevano essere importate dal Giappone ogni anno verso gli Stati Uniti d'America. Successivamente però, nel 1983, impose anche un'imponente tariffa del 45% sulle motociclette giapponesi, a quanto pare per salvare un'altra azienda americana, la Harley Davidson. Anche se diciamoci la verità, a dirla tutta, non fu solo guerra commerciale fra Stati Uniti e Giappone in quel periodo, ma anzi, anche di accordi commerciali che beneficiarono un po' tutti i paesi del mondo. Ed infatti era proprio il 1985, e io facevo la seconda elementare, giusto per rimarcare quanto io sia vecchio, quando furono firmati i cosiddetti accordi di Plaza, nei quali i politici europei, americani e giapponesi concordarono che il commercio globale era troppo sbilanciato verso il dollaro americano, che era diventato troppo costoso rispetto alla sterlina britannica, al franco francese, al marco tedesco e soprattutto allo yen giapponese. Così in questi accordi la Banca del Giappone promise di vendere ingentissime quantità delle sue riserve di dollari per far apprezzare lo yen e nel processo andare a svalutare proprio il dollaro. Questi accordi, anche se in realtà contribuirono a compromettere le esportazioni giapponesi, aiutarono molto invece i consumatori giapponesi che vedevano in parte crescere notevolmente la loro ricchezza. Tuttavia, per contrastare parte di questa pressione al rialzo sullo yen, la Banca del Giappone abbassò ulteriormente i tassi di interesse. L'effetto collaterale di ciò fu che con i prestiti ancora più convenienti, si crearono le condizioni per una delle più grandi bolle nazionali nonché internazionali più pesante di tutti i tempi. La bolla, amici miei, era in atto. Pensate che era così grande che si era stimato che al suo culmine un piccolo appezzamento di terra su cui sorge il Palazzo Imperiale di Kyoto avesse una valutazione superiore a quella di tutti gli immobili della California messi assieme. Ad esempio, ancora peggio, nel 1989 i prezzi più alti si potevano trovare nel quartiere Ginza di Tokyo, con le proprietà di prima scelta che raggiungevano oltre $1.5 milioni per metro quadrato. Roba da pazzi. E poi, come sapete, lusso chiama lusso, perché sembrava che tutti i cittadini giapponesi, nonché quelli del mondo, diventassero ricchi durante la bolla. Tutti contemporaneamente. Gli uomini d'affari si ricavano a Tokyo con molta frequenza. Questa divenne infatti la città delle feste per i ricchi di tutto il pianeta, dove gli uomini d'affari spendevano denaro liberamente, in lusso sfrenato, senza limiti. La moneta forte, poi, lo yen giapponese, fece sì che gli investitori del sollevante invadessero con acquisti poco prima impensabili anche i luoghi famosi, anche quelli in territorio americano, come ad esempio l'acquisto del Rockefeller Centers di New York e addirittura aziende statunitensi come gli studi cinematografici della Columbia Pictures. Con così tanti soldi prontamente disponibili per gli investimenti, la speculazione era inevitabile, in particolare nella borsa di Tokyo e anche nel mercato immobiliare, e lo abbiamo visto con i prezzi di prima. L'indice azionario Nikkei raggiunse il suo massimo storico il 29 dicembre 1989, quando raggiunse un massimo di intraday di 38.957. Una follia se pensiamo a quello che vale oggi. I tassi per l'edilizia, le azioni e le obbligazioni salirono così tanto che in un certo momento il governo giapponese fu costretto a emettere obbligazioni a 100 anni
Inoltre, le banche concessero prestiti sempre più rischiosi, senza curarsi addirittura molto e a chi prestava i propri soldi. Insomma, non era proprio rose e fiori. E la banca nel Giappone non era cieca di fronte a tutta questa possibile bolla che si stava creando. Infatti, esaminando i documenti dell'epoca, si potevano trovare diverse menzioni dei rischi legati alla bolla in quel particolare periodo. Tuttavia, tutto si riduceva a chiacchiere e mancava di azioni concrete. Non si poteva privare i giapponesi della loro ricchezza, del loro benessere, ma ci avrebbe pensato il mercato a breve. Alla fine era tutto basato su un castello molto fragile ed era il 1989, l'anno in cui la Banca del Giappone iniziò ad aumentare i tassi di interesse, facendo cadere il castello di carta e inizializzando lo scoppio della bolla, segnando il picco del mercato azionario giapponese e del mercato immobiliare e in effetti dell'intera potente economia giapponese che stava andando in frantumi. Questo fu il momento in cui l'economia giapponese passò dal essere un'economia miracolosa a cadere nella stagnazione e nella deflazione per tutti gli anni a seguire. I prezzi delle azioni e degli asset scesero, lasciando le banche e le compagnie assicurative giapponesi fortemente sovraesposte alla leva, con libri contabili pieni di debiti che erano inesigibili. Di conseguenza, la crescita del credito bancario andò a ristagnare. Le istituzioni finanziarie furono salvate tramite infusioni di capitale da parte del governo, prestiti e crediti a buon mercato da parte della Banca Centrale Giapponese e la possibilità di rinviare il riconoscimento delle perdite, trasformandolo alla fine in cosiddette banche zombie. Le banche zombie furono poi una delle ragioni della successiva lunga stagnazione, anche perché queste banche continuavano ad iniettare nuovi fondi a imprese non redditizie, quindi a loro volta andavano a creare quelle cosiddette aziende zombie e a mantenerle a galla, sostenendo che erano troppo grandi per fallire. Alla fine molte di queste aziende in difficoltà divennero insostenibili e si verificarono una serie di fusioni, con il risultato di ritrovarsi alla fine con solo 4 banche in Giappone. Molte aziende giapponesi erano gravate da pesanti debiti ed erano diventate molto difficile per loro ottenere del credito. Molti mutuatari alla fine si rivolsero ai cosiddetti Sarakin, gli usurai, per ottenere dei prestiti. Nel 2012 il tasso di interesse ufficiale era dello 0,1% ed è rimasto comunque al di sotto dell'1% fino al 1994. Ma ad oggi quali sono state le conseguenze di tutto questo? Quali sono stati gli impatti reali sull'economia e sulle persone che vivevano in Giappone? Per quanto riguarda gli asset, l'esplosione dei prezzi sembrava avere un forte impatto sull'economia giapponese nel suo complesso. Entro il 1992 i prezzi di terreni urbani in tutto il paese del Sole Levante erano diminuiti dell'1,7% rispetto al picco, mentre l'impatto era stato maggiore e per cui peggiore per i terreni nelle 6 principali città della nazione, con prezzi che erano diminuiti del 15,5% rispetto al picco. L'intera crisi dei prezzi degli asset era molto peggiore, specialmente nei grandi distretti commerciali di Tokyo, ad esempio. Entro il 2004 le proprietà cosiddette Prime A, quelle più grandi, più importanti nei distretti finanziari di Tokyo, erano crollate a meno dell'1% rispetto al picco delle case residenziali di Tokyo e meno del decimo del picco. Una follia. Sicuramente la corruzione la fece da padrona, come un po' in tutte queste situazioni, con questa che emerse purtroppo solo alla fine della bolla e che includeva tangenti, insider trading, schemi di manipolazione delle azioni e frodi a tutti i livelli della società, dai funzionari governativi alle persone comuni. Lo scandalo Recruit del 1988, in cui azioni di una società di risorse umane venivano offerte ai politici in cambio di favori, ha coinvolto l'intero governo e ha rivelato il rapporto strettissimo che c'era fra governo e il settore privato. La cosa peggiore ovviamente fu l'enorme impatto sulle famiglie giapponesi, che colpì il consumo diretto e gli investimenti all'interno della nazione, che avevano avuto una diminuzione dei prezzi di tutti gli asset e che portò a una forte contrazione dei consumi e infine a una deflazione di lungo termine. Da non trascurare poi il fatto che il giusto prezzo era difficile a quel punto da fare digerire ai giapponesi, che avevano ormai perso fiducia, dovuto anche a una importante riduzione del reddito reale, in tutto quello che era un prezzo vero e proprio. Dobbiamo anche considerare l'impatto enorme sulle aziende, poiché gli investimenti venivano sempre più diretti al di fuori del paese del sollevante e le aziende manifatturiere avevano difficoltà a mantenere il loro vantaggio tecnologico, con prodotti che erano diventati sempre meno competitivi, anche perché prima dello scoppio della bolla i bilanci stranamente erano solo sostenuti, o in maggior parte sostenuti e gonfiati, dagli asset che venivano posseduti dalle aziende, che come abbiamo visto in realtà non valevano tutto quel denaro. E visto che i prezzi degli asset crollarono,
L'incremento delle passività a lungo termine prospettò un bilancio completamente negativo agli investitori e molte aziende giapponesi avevano enormi difficoltà a ridurre il rapporto del proprio debito rispetto agli asset, risultando in riluttanza da parte del settore privato ad aumentare gli investimenti presso le aziende giapponesi. Poi non dimentichiamoci che il settore bancario aveva le sue enormi colpe con il credito che era facilmente ottenibile e che ha contribuito a creare e ingrossare questa bolla immobiliare. Questo è un problema che per diversi anni, anche perché le banche giapponesi, incuranti di tutta questa situazione, fino al 1997 facevano comunque ancora prestiti con basse probabilità di rimborso. La correzione del problema del credito divenne ancora più difficile quando il governo iniziò a sovvenzionare le banche e le imprese in difficoltà, creando così le cosiddette imprese o banche zombie che abbiamo menzionato poco fa. Alla fine si sviluppò un carry trade in cui il denaro veniva preso in prestito dal Giappone, investito per ottenere profitti, però altrove, e poi restituito ai giapponesi. Si è sempre parlato del cosiddetto decennio perduto, quello successivo al 1991, ed è conosciuto con questo nome a causa degli effetti graduali del crollo della borsa e degli asset. Questo però purtroppo alla fine è divenuto il ventennio perduto, perché il PIL giapponese nel 2017 era solamente il 2,6% più alto rispetto a quello che c'era nel 1997, con un tasso di crescita annuale dello 0,13%, una miseria. Volevo ringraziare per questo video il canale Money e Macro e il suo creatore e gestore, il dottor Jerry Schanfort, della University of Cape Town e University of Groningen, per avermi dato accesso ad alcuni suoi documenti e avermi autorizzare come fonte un suo articolo e un suo video sull'argomento. Grazie infinite. Senza questo il video sarebbe sicuramente stato completamente diverso e meno dettagliato. Lascio comunque questi link e anche tutto quello delle altre fonti, che sono tante, che ho utilizzato per la realizzazione di questo video qui sotto nella descrizione. Non potete immaginare quanto tempo ci ho messo a preparare e a registrare questo video, provare il video anche per farlo un po' più fluido e anche quanto mi ci è voluto per capire quale scenografia andare a utilizzare, per cui apprezzerei tantissimo un vostro supporto e un bel commento, un pollice in su e una condivisione con gli altri per farmi crescere più sulla piattaforma. Bene, il caso di oggi si conclude qui. Alla fine, come sempre, l'avarizia, la cupidigia e la scarsa intelligenza finanziaria collettiva hanno portato sul baratro una nazione che si era rialzata dalle ceneri delle guerre mondiali. Non si pensi che sia una situazione rara e unica, ma sicuramente è una delle più evidenti. Ci sono state delle crisi anche provocate, ma di questo ne parleremo in un prossimo video in questa serie. Intanto vi raccomando, sempre in guardia con finanza ed investimenti. E se un caso vi sembrasse troppo complesso, chiamate Detective Finance a risolverlo. A presto!